Ultima edizione di Stadio News in studio Marco Gullà. L'amministratore delegato del Palermo Pietro Lomonaco parla di Stefano Sorrentino, vicino appunto ai rosanero. Penso che il Palermo abbia fatto al Chievo una signora proposta, ha detto Lomonaco. La società gialloblu la sta valutando, ci auguriamo si possa sbloccare quanto prima. Oltre questa proposta non riusciamo ad andare. La posizione di Stefano Sorrentino è sempre in stand by, il Chievo infatti sta prendendo tempo. A tutto Diego buonanotte, una serata splendida per il talento del Malaga che ha trascinato il suo club in Coppa del Re realizzando una doppietta e un messaggio chiaro affermato appunto dopo. Sì, so dell'interesse del Palermo per me, io vorrei rimanere qui al Malaga ma voglio assolutamente giocare, si vedrà. Intanto i rosanero rimangono avanti rispetto alla Fiorentina nella corsa al gioiello argentino. Andrea Dossena è virtualmente del Palermo, ma il calciatore si trova ancora a Napoli. Fino a quando il club partenopeo non ufficializzerà l'arrivo di Armero, Dossena non potrà raggiungere Palermo. Dossena ha comunque le valigie in mano per vestire il rosanero. Ronen Katsav, procuratore di Eran Zahavi, ha parlato della situazione del suo assistito. Non è assolutamente fuori dai programmi del Palermo, ha detto, ha giocato, pur partendo dalla panchina contro la Fiorentina. Gli è stato concesso di andare in Israele, ha saltato la partita col Parma, ma non perché sia già stato ceduto, ma per incontrare la dirigenza del Maccabi ed eventualmente cercare una nuova squadra. Non c'è ancora l'accordo, se a fine mercato non troverà una squadra, andrà bene lo stesso. Prosegue la preparazione del Palermo a Bocca di Falco in vista della gara di domenica al San Paolo contro il Napoli. Esercitazioni tecniche e partite in porzione ridotta del campo per la squadra di Gasperini. Garcia si è sottoposto ad una risonanza magnetica presso la clinica Macchiarella. L'esame ha evidenziato un trauma contusivo con edema sul fascio muscolare del gemello mediale dell'arto destro, rimediato nel corso della partita di Parma. L'argentino ha sostenuto una seduta differenziata. Stesso programma per Fabrizio Miccoli, affaticamento al polpaccio sinistro, e Massimo Donati, affaticamento e flessori della gamba sinistra. Ilicic inoltre squalificato. Per tutte le altre notizie stadionews.it.